Questa sera mi ha chiamato la mia vicina che ha trovato un petirosso che non sta troppo bene. Così adesso sono andata a recuperarlo e vediamo che non sia nulla di grave. Incrociamo le dita. Eccolo qui. Ha una bugna sulla testa. Come potete vedere gli manca delle piume. E ha tutta la coda rovinata. E potrebbe essere che ha preso una botta, quindi se fosse questo e la botta non fosse troppo stata troppo forte nell'impatto, potrebbe riprendersi, e ci auguriamo tutti che sia questo oppure anche un gatto, visto che la coda è tutta mangiucchiata. Adesso vediamo, intanto gli preparo la caretta. Andiamo a posizionare il contenitore con l'acqua. Un po' di semi granaglia. Sei la casa più bella che indosso. Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Un pezzo di mela. Sei la strada che porta alla vita. Donna instabile, sei la mia sfida. Sei la buona stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Sei la piccola stella che porto. Andiamo a mettere lui. Ciao piccolino, ehi, riprenditi, che la natura ti aspetta. Quando trovate un uccello ferito o comunque che non sta bene, non date mai da mangiare pane e acqua ammollita, mai né pane da solo e soprattutto né pane e latte, perché rischiate di ucciderli. Piuttosto non date nulla e poi fatevi aiutare dalla lipu o da un veterinario. Io faccio questo perché collaboro con la forestale e i veterinari della mia zona, quindi so quello che faccio e sono sempre comunque seguita da consigli di veterinari quando ho bisogno, ovviamente, sempre. Vi tengo aggiornati, domani vi farò sapere se sta bene. Incrociamo tutte le dita per lui, piccolino, con tanta tenerezza. Dai piccolo, devi farcela, dai, siamo tutti noi per te, Qua c'è una tappa e qui c'è l'acqua. Buonanotte.